Come mai oggi siete qui a manifestare? Allora, oggi è il 14 novembre, sciopero sociale in tantissime città italiane ma anche europee, e una larga parte dei movimenti sociali ha deciso appunto di promuovere questo sciopero, che guarda innanzitutto a un'opposizione contro il Jobs Act ma anche alla richiesta determinata di un salario minimo, di un reddito minimo, di cittadinanza, e appunto va nella direzione anche di contrastare comunque quelle politiche di austerità che ci stanno impoverendo e che stanno aggredendo poi le nostre vite sempre più violentemente. È uno sciopero sociale in cui in piazza ci sono tante soggettività sociali, dagli studenti che in questi mesi hanno lottato contro il patto educativo Renzi-Giannini, ai lavoratori di ogni tipo, da appunto precari, disoccupati, chi appunto lotta anche contro Jobs Act, dai migranti, per appunto rivendicare anche un'Europa senza confini, senza barriere, dove la libertà di movimento sia garantita. Ci troviamo oggi, e questo lo denunciamo pubblicamente, diciamo, con una città, ci siamo svegliati con una Rimini e una stazione dei treni completamente militarizzata. Questo è un fatto gravissimo a fronte di neanche un centinaio di persone, per cui oggi per noi, cioè, lo sciopero sociale sarà anche rivendicare concretamente, direttamente, un diritto alla città, a riprenderci i nostri spazi, le nostre strade, le nostre piazze, e a rivendicare anche appunto una libertà di movimento.